Buonasera a tutti e bentornati in un nuovo video. Questa sera vi ho preparato sempre due varianti e abbiamo per la variante numero 1 questa vite con il cartellino rosa e per la variante numero 2 la brugola con il cartellino viola. Sono due strumenti da lavoro, quindi magari potete trovare qualche nesso con qualcosa che vi riguarda della domanda che state ponendo. Cercate di concentrarvi e di radicarvi, magari chiudete gli occhi se avete bisogno di tempo e mettete in pausa il video, dopodiché focalizzatevi con la mente intuitiva sulla variante che vi attira di più. Questo video vale dal momento in cui lo aprite e non soltanto dal momento in cui è stato pubblicato, quindi anche se lo trovaste mesi dopo non ha importanza perché è sempre valido. Potrebbe anche essere che entrambe le varianti vi attirino, in questo caso potete anche ascoltarle tutte e due perché vuol dire che ci sono più messaggi per voi. Ok, io parto subito con la variante numero 1 della vite. Eccoci qui, variante numero 1 della vite, andiamo a vedere le tue carte. Allora, abbiamo il messaggino di mi chiedi troppo e due farfalle. Allora, quello che ti posso dire da questo messaggio, ma poi andiamo ad approfondire con i tarocchi, è che questa persona della quale stai chiedendo dice che gli chiedi troppo, come puoi notare. Le due farfalle significano che probabilmente c'è bisogno di maggiore libertà tra di voi, c'è bisogno di un po' più di leggerezza, magari il rapporto si è fatto troppo pesante, magari hai portato delle richieste un po' troppo grandi, magari hai chiesto per un matrimonio, per un fidanzamento ufficiale, magari per l'arrivo di un figlio. Vuoi dare un'impronta più seria al rapporto, vuoi proprio rendere più serie le cose, però questa persona ha bisogno in realtà di più leggerezza e dice mi chiedi troppo. Non è necessariamente un male questo, anzi, magari questa persona ti vuole far capire che in realtà l'unica cosa di cui avete bisogno per stare bene nel vostro rapporto è un pochino più di leggerezza. Quindi questo è quello che mi dicono queste carte. Magari andiamo poi anche ad approfondire con i tarocchi che è meglio. In ogni caso ti dico che magari potresti prendere anche in considerazione il suo punto di vista. Molto spesso, perché ti dico questo? Perché molto spesso ha ricevuto un imprinting dalla famiglia che ci ha insegnato che dobbiamo costruire qualcosa di solido, una famiglia, dei figli, un matrimonio, insomma qualcosa di molto solido. Però i tempi stanno cambiando e soprattutto non è così per tutti, non è sempre così. Quindi magari in realtà questa persona ti sta portando un'ispirazione giusta per la tua vita, magari ti sta portando questa relazione a imparare la leggerezza, di essere un pochino più leggero, leggera, di non aspettarti sempre di concretizzare in maniera così massiccia le cose. Magari semplicemente voi due avete il vostro equilibrio in qualcosa di un po' meno pesante, ok? Però andiamo a chiarire con i tarocchi che sicuramente avremo delle delucidazioni in più. Mettiamola qui. Allora, direi andiamo con questo mazzo qua. Perché abbiamo la carta di mi chiedi troppo? Ok, allora abbiamo il 6 di denari, il 7 di denari e l'8 di denari, fantastico. Perché abbiamo il 2 di farfalle? Perché abbiamo il 2 di farfalle? 3 di bastoni con il 2 di spade al contrario? Perché abbiamo il 2 di farfalle? Perché abbiamo il 2 di farfalle? Regina di spade al contrario, come ti dicevo, e il 10 di bastoni al contrario. Allora, questa non è una casualità che siano tutti quanti in successione. Allora, innanzitutto, qua mi parla di quello che tu vuoi. Cioè, il mi chiedi troppo è proprio dovuto a quello che tu vuoi portare nella relazione di nuovo. Tu vorresti concretizzare maggiormente, quindi andare dal 6 al 7 all'8, quindi il 6 è ancora quella situazione nella quale puoi rivalutare le cose, è una situazione diciamo temporanea, il 7 è una situazione che si sta un pochino più, come puoi vedere, coltivando, no? Quindi una libera coltivazione di quello che è il rapporto.
E invece l'otto è proprio un incrementarsi della vostra solidità. Quindi, cioè, tu vuoi un'escalation sempre più concreta, vuoi passare per gradi e andare sempre più verso qualcosa di concreto. Purtroppo questa persona non vuole questo, o per fortuna, perché in alcuni casi è così. Allora, andiamo a vedere il 2 di farfalle che cosa significa. Con il 3 di bastoni, io vedo che comunque questa persona è disposta bene a collaborare con te, non è che non voglia, anzi, questa persona è ben disposta alla collaborazione, questa persona ha la voglia di continuare il rapporto con te, gli piace molto stare con te, è una persona che vuole costruire qualcosa con te, però vuole che tu esca da, come ti dicevo prima, infatti mi era già arrivato intuitivamente, da questo tuo schema mentale che probabilmente ti deriva dalla famiglia di origine. Sei magari convinta o convinto di dover portare avanti questa cosa, cioè questo essere, come dire, costruire qualcosa di solido, no? Cioè, se c'è una coppia, costruire qualcosa di solido, come abbiamo già detto prima. E però questa è una visione delle cose che non ti porta da nessuna parte, proprio perché in realtà quello che ci sta dietro è la regina di spade. La regina di spade, al contrario, che poi è non è quell'energia, diciamo, forte ma giusta, è un'energia molto rigida ma tossica, e non te la prendere se ti dico questo, non è la tua energia questa, è l'energia che ti è stata inculcata, quindi è un'energia con la quale hai avuto a che fare, non perché ci sia qualcuno che ha colpa di questo, ma perché semplicemente ti è stato insegnato questo, quindi magari tua mamma, la tua nonna, le tue zii, prozii hanno sempre avuto la famiglia e hanno dovuto portare avanti la dinastia. Adesso questa cosa nella tua vita si stava verificando, comunque tu vorresti portarla avanti, o se non la vuoi portare avanti razionalmente, in realtà inconsciamente magari non ti rendi conto di portare avanti delle, come dire, delle aspettative di questo tipo nei tuoi rapporti di coppia. Purtroppo però queste aspettative vanno a gravare sul partner e quello che succede è proprio che lui dice: ma mi chiedi troppo. Abbiamo infatti questo 10 di bastoni che mi indica proprio un peso molto molto grande da portare sulle spalle. Ti posso dire che questa persona ti vorrebbe dire questo: io voglio stare con te, mi piace stare con te, voglio anche costruire qualcosa con te. E chissà quanto grande diventerà, però non voglio avere pretese, non voglio avere troppa pesantezza, voglio che tu possa svegliarti, aprire gli occhi e toglierti questa benda che ti hanno messo sugli occhi, che ti hanno messo le persone che appunto ti hanno cresciuta, e che tu ti scrolli di dosso tutto questo peso, tutte queste aspettative che devi quasi, come dire, devi gratificare, no? In loro, nelle persone che magari stanno aspettando che tu ti sposi, che tu hai dei figli, e anche tu stessa, perché poi si inglobano queste cose inconsciamente, no? Quindi questa persona ti vuole dire questo: voglio che tu ti ammorbidisca un po', perché in realtà io voglio costruire con te, ma non voglio che ci sia tutto questo ad appesantire. Vuole che vi liberate entrambi, ma continuando a stare insieme, perché non è te che non apprezza, è questa aspettativa troppo pesante che non apprezza. Allora, adesso andiamo a vedere con gli oracoli se c'è un consiglio per te. Oracoli, un consiglio per te. Entra in azione. Oracoli, un consiglio per la variante numero 1. Oracoli, vediamo un po'. La meditazione porta risposte, successo. Come puoi vedere, ti stanno confermando quello che ti ho detto io. Abbiamo sul fondo del mazzo anche la carta di opportunità. Dunque, questa persona vuole continuare a portare avanti la vita di coppia con te, però vuole che tu prenda in mano la situazione per quanto riguarda la tua mente, la tua vita e anche il rapporto magari con i tuoi parenti, anche il rapporto con le persone che ti caricano sulle spalle tutte queste aspettative.
Quindi vuole che entri in azione, ma te lo dicono anche gli angeli che è la cosa migliore che tu faccia. Cioè, questa persona ha un senso in quello che dice, non è che è un egoista che non vuole impegnarsi, no, ha un senso in quello che dice, perché se ti fai, se ascolti questa persona e ti fai un po' anche condizionare da questa persona, puoi soltanto alleggerirti anche da questo peso che ti hanno tirato addosso tutte queste persone che ti hanno cresciuta. So che magari non è bello da sentir dire, però questo è il messaggio che ti devo dare. Allora, entra in azione, quindi magari di cominciare a cambiare il tuo approccio mentale alla questione famiglia, matrimonio, coppia, e anche magari cominciando a rimettere al proprio posto quelle che sono le persone che continuamente ti chiedono: ma quando è che arrivano i figli? Ma quando è che ti sposi? Perché sicuramente, non per tutti, ovviamente, però per la maggior parte di voi sento che è proprio questo quello che vi viene chiesto e quindi vi mette un po' di ansia. Ovviamente voi la riversate nella relazione naturalmente, ma è una cosa normalissima, fisiologica. Quello che vedo per voi è prova a meditare, e per meditare si può intendere ovviamente la meditazione in tutti i sensi, però si può intendere anche proprio solo farsi una passeggiata con i propri pensieri, se sei già solito a farle, perché vedo che sento che molti di voi già lo fanno. Cerca magari di affondare in quelle che sono veramente le tue aspettative per la vita. Cioè, che cosa vuoi tu veramente? Che cosa vuoi tu veramente? Vuoi veramente quello che ti hanno sempre chiesto i tuoi parenti? Oppure è soltanto un volerli accontentare in un certo senso? E attenzione, perché la mente a volte mente in questo, magari ti fa credere che tu voglia veramente quelle cose, ma in realtà dentro nel tuo profondo non è così. Quindi cerca di meditare bene su questa cosa e cerca di trovare delle risposte veramente che siano tue, siano interiori, perché non è così scontato, che tu debba volere quello che vuole la tua famiglia per te. Anzi, direi che potrebbe anche essere totalmente il contrario, magari non lo sai. Insomma, vedi tu, potrebbe anche essere la stessa cosa. Potrebbe essere una via di mezzo, potrebbe essere di tutto, però spetta a te scoprirlo con la meditazione. Questa è un po' anche la lezione che devi imparare da questa situazione. Se farai questo, non ti preoccupare che puoi iniziare ad andare verso la strada giusta e sulla strada del successo. Quindi sicuramente riuscirai a fare chiarezza su quelle che sono davvero i tuoi obiettivi di coppia o di vita, e di vita più che o. In modo da poi avere anche chiaro che cosa vuoi fare con questo partner. Quindi, se in realtà anche tu ti renderai conto di volere un rapporto un pochino più leggero, senza tutte queste aspettative, credo che sarete capaci di buttarvi in una relazione un pochino più tranquilla, prendervi i vostri tempi, e poi chi lo sa, magari arriveranno davvero questi passi, oppure non arriveranno mai perché non li volete. Non è detto che dobbiate fare tutto quello che hanno fatto i vostri genitori. Ovviamente, se non sentite risuonare questo e non è la variante per voi, quindi magari provate ad ascoltare l'altra variante o provate a cambiare direttamente video. Vedo che c'è la possibilità assolutamente. E infatti ho la carta di opportunità che si va a collegare a quella di successo. Facendo tutte queste cose, tu puoi aprirti successo opportunità. Quindi in qualsiasi caso puoi vedere veramente dove vuoi andare nella tua vita, e questa direi che è la cosa più importante. Ok, quindi non ti fare scoraggiare, cerca di immergerti dentro te stesso, te stessa, e trovare tu le risposte. Dopodiché vedrai che saprai cosa fare con tutti, sia con il tuo partner, sia con le persone che vi circondano. Ok, io spero di averti aiutato, di esserti stata utile, e noi ci vediamo domani alle 20 con un nuovo video. Per adesso ti saluto, ti abbraccio, e se ti va, fammi sapere nei commenti che cosa stai vivendo e se ha risuonato con te questa lettura. Io passo subito alla variante numero 2. Eccoci qui, variante numero 2, la brugola. Andiamo un po' a vedere qual è il messaggio per te. Mi perdoni. E la forza. Allora, ovviamente voglio andare a chiarire con i tarocchi per essere più sicuri del responso, però ti voglio già dire una cosa. Da quello che posso vedere, tu sei entrato nel tuo potere, o entrata nel tuo potere. E hai a che fare con una persona che si è reso conto di, o resa conto di aver fatto un errore. Quindi probabilmente hai sempre un po' subito quello che stava facendo questa persona, e adesso questa persona si è resa conto che
non ti fai più prendere in giro, quando c'è da arrabbiarsi ti arrabbi e quindi ti chiede: mi perdoni? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa ci vogliono dire queste due carte, questi due messaggi. Anzi, andiamo con l'altro mazzo, che questo l'ho già usato prima. Mi perdoni, perché abbiamo il messaggio di mi perdoni? Ok, abbiamo il 7 di denari, perché abbiamo il messaggio mi perdoni? E abbiamo cavaliere di bastoni al contrario e poi il paggio di bastoni al contrario. Perché abbiamo la carta della forza? Perché abbiamo la carta della forza? Perché abbiamo la carta della forza? La giustizia. Perché abbiamo la carta della forza? Perché abbiamo la carta della forza? Re di denari, perché abbiamo la carta della forza? Anzi, guarda, facciamo così. Chiedo ancora due carte da questo mazzo qua. Paggio di coppe, perché abbiamo la carta della forza? Due di coppe al contrario. Allora, qui abbiamo una situazione che mi mostra proprio cosa un po' è successo tra voi. Allora, nel senso, quello che è successo tra voi è che tu hai capito fondamentalmente con chi hai a che fare. Questo è un personaggio non proprio raccomandabile. Qui abbiamo il paggio di coppe di bastone al contrario, quindi mi mostra una persona molto impulsiva e anche molto passionale, quindi sicuramente adesso a letto, per capirci, sarà una persona passionale, però è una persona troppo infantile, non è quell'infantilità che non è vitale soltanto, cioè è anche vitale questa persona, però no, non è soltanto questo, cioè non è soltanto nell'accezione, perdonami, più positiva del termine. Questa persona è proprio molto infantile, quindi quando si tratta di andare a impegnarsi in qualcosa di serio, quindi magari, come vedo qui, darti il tuo valore, capire il tuo valore, apprezzarti e soprattutto elevarti, perché comunque è giusto che tra partner ci si elevi a vicenda, non si tratta di idealizzazione, ma stiamo parlando proprio di elevare le qualità del partner, perché si senta, quando magari ha un periodo di sconforto, si senta comunque, il partner potrebbe per esempio aiutarlo a vedere le sue caratteristiche positive, ok? Allora, quello che vedo è che questa persona tende a non, come dire, è come se questa persona tendesse a non lasciarti spiccare il volo su quelle che per quanto riguarda quelle che sono le tue capacità, le tue doti, magari anche la tua bellezza, magari hai dei sogni, ok, ne hai parlato con questo partner non è lì a incitarti, ma invece è lì a dirti: ma forse non devi farlo, forse è meglio che non ti butti in questa cosa. Ma guarda che hai un sogno troppo irrealizzabile, troppo guarda che non sei portato, portata per questa cosa. Ecco, sono tutte cose molto brutte da dire a un partner. E questo succede perché questa persona fondamentalmente è molto infantile, quindi non accetta che tu magari possa essere più bravo di lui o più brava di lei in determinate cose, o anche semplicemente che tu possa avere un settore che ti appassiona e magari questa persona non ha una passione, non ha dei sogni nel cassetto. Capisci bene che questo è molto egoista, molto egoista. Se ami una persona, come minimo quello che fai è andarla a incentivare in ciò che vuole fare, perché se no non è amore, se no è egoismo, no? Cioè, se butti giù il partner nei suoi sogni perché tu non hai sogni, allora è egoismo, non ami quella persona. E per questo questa persona qua ti chiede mi perdoni. In realtà questo qua o questa qua ti vede per quello che sei. Tu hai la capacità di splendere con una luce tua molto molto bella e soprattutto non temere nessuno, perché hai proprio anche un carisma naturale molto forte, quindi sei capace proprio di splendere di luce propria, e questa persona
sostanzialmente gli dà fastidio questa cosa, molto, perché probabilmente non è una persona che sa splendere di luce propria. E anche se ti è sembrato di vedere questo in questa persona, sappi che non è. Non brilla di luce propria. Questa persona cattura la luce degli altri e la riflette su se stessa, come la luna, ok? Questa persona non è un sole, è una luna. E la luce che vediamo riflessa sulla luna è quella del sole, semplicemente riflessa. Quindi questo è. Ovviamente, ti vede come una sorta di minaccia per la sua mentalità, il che è veramente assurdo. Quindi andiamo avanti con la lettura e andiamo a vedere perché è uscita la forza. La forza, come puoi vedere in questo mazzo, molto bella questa carta, molto bella perché mi mostra proprio la forza guerriera della donna che si rialza dopo che è stata abusata psicologicamente, perché questi comunque sono abusi psicologici, Non stiamo a sminuire le cose, diciamo quello che è. Quindi questa persona proprio che si arrabbia. Finalmente, dopo tante sofferenze subite, si arrabbia e fa uscire la sua rabbia. E la sua rabbia è proprio la sua forza, quella che la lascia proteggere, quella che le permette di proteggersi da quelli che sono gli abusi che ha subito finora e quindi non subirli più. Abbiamo anche la giustizia, quindi la forza e la giustizia, una vicino all'altra, proprio mi dicono che hai portato e stai portando la giustizia in questo rapporto finalmente, arrabbiandoti, tu ti stai facendo giustizia da sola o da solo e sappi una cosa, l'universo ti sta aiutando e se ti stai arrabbiando, se ti stai risvegliando, l'universo vuole che tu ti arrabbi, l'universo vuole che tu ti ribelli, che tu lo mandi a stendere questa persona, te ne liberi, è per questo che ti stai arrabbiando, è per questo che stai mandando tutto a rotoli. E stai, diciamo, rovinando, rompendo la relazione. Cioè, non la stai rovinando. E questa relazione non ha senso di esistere. Quindi è giusto che tu la laceri in tutti i modi. E la tua rabbia è il tuo strumento principale che ti sta aiutando a fare questo. Perché la giustizia ti ha portato questo sentimento, ti sta portando a fare queste cose? Ripeto, è la giustizia karmica, è questa, la giustizia dell'universo, la giustizia divina, quindi non sei solo tu, è proprio una cosa voluta dall'alto. Perché ti porta questo? Perché a te in realtà ti aspetta un re di denari. Quindi sappi che questa persona potrebbe o trasformarsi essa stessa in un re di denari, quindi quando capisce che forse ha esagerato, che forse ha beccato la persona sbagliata e che forse non era il caso di comportarsi in questo modo perché tu in realtà reagisci così, non ti lasci abbattere, allora forse avrà un'illuminazione, ma veramente proprio in pochissimi casi, penso uno o due di voi al massimo potranno avere questo risvolto di quelli che stanno ascoltando. Il restante 90%, 99, 98% penso che si tratti proprio di liberarsi di questa persona per andare incontro a un re di denari, quindi a un'altra persona nuova che l'universo ti porterà. Perché una volta che tu accetterai anche di arrabbiarti, anche di avere proprio questa forza di ribellione dentro di te, l'accetterai e la utilizzerai, allora vedrai che attirerai la persona giusta, la persona premiante. Non ti preoccupare, te la manderà l'universo. Qui vedo comunque questo, che è una delucidazione in più sul rapporto. Questo personaggio è una persona che gioca un po' con i sentimenti. Se fosse da solo il paggio di coppe non sarebbe una brutta carta, però abbinato a questa riga qui e al due di coppe al contrario mi dice proprio che questa non è una coppia, come direbbero i promessi sposi, questo matrimonio non sa da fa, non è proprio non è una relazione che deve andare in porto, perché questa persona fondamentalmente vuole solo giocare con i tuoi sentimenti o comunque gioca con i tuoi sentimenti. Quindi non ti fidare di questa persona. Se ti stai arrabbiando, piuttosto che fidarti di questa persona, fidati della tua rabbia, perché guarda, c'è la giustizia con questa carta, te l'ho già detto prima. Quindi è proprio qualcosa che ti arriva da dentro e arriva anche dall'alto, dal divino. Fidati di questo, fidati di questa cosa qua.
Ok, e non disperare se questa coppia non, se questa coppia si distruggerà, sempre se non sei già uscito dal rapporto, se invece sei già uscito e doveva andare così, ok, ecco, perché non ci sono i pretesti, i presupposti. Andiamo a vedere con gli oracoli degli angeli di avere un ulteriore consiglio. C'è un consiglio per quelli della variante numero 2. Entra in azione, è già uscita prima. Probabilmente per chi non è ancora uscito dalla relazione è il caso che ve ne liberate. No, ecco, guarda, c'è cioè proprio riguardo a questa persona qui, no, è un no categorico, te lo dicono anche gli angeli, te lo dicono anche le carte, i tarocchi, scusami, gli oracoli angelici, è un no categorico verso questa relazione. Rimani positivo e poi abbiamo queste due carte qua che sono già uscite prima, quindi probabilmente l'energia è molto simile. Opportunità e successo. Questa appunto è un'altra riga, quindi per quanto riguarda questa relazione per cui hai chiesto è no. Entra in azione significa entra in azione per dire no a questa persona, per sbatterla fuori dalla tua vita, se già non l'hai fatto. E, se già l'hai fatto invece cerca di liberartene completamente proprio, cioè taglia tutti i ponti. Se invece... Sei ancora in relazione, cerca di arrivare alla conclusione. O comunque, se vuoi rimanere in rapporto con questa persona, sappi che manifestando la tua rabbia e manifestando quello che provi dentro, questa persona potrebbe ricredersi, potrebbe diventare più, come dire, consapevole di quello che ti sta facendo, magari a cambiare anche atteggiamento. Non lo vedo, ripeto, molto possibile per tanti di voi, però per qualcuno potrebbe anche risuonare, quindi vedete voi, insomma. Abbiamo rimani positivo, opportunità e successo, quindi successivamente a questa cosa qui di entrare in azione, di dire no a queste cose, abbiamo una possibilità di successo, di opportunità. Potrebbe essere, ripeto, che si vada a materializzare una nuova persona nella tua vita, una persona premiante, una persona concreta e che ti dia finalmente stabilità e che ti ami davvero, che ti dia qualcosa davvero. Oppure potrebbe essere che questa persona si ricreda e ritorni sui suoi passi. In ogni caso, quello che devi fare è utilizzare questa energia, perché se non la utilizzi rimarrai sempre in questa situazione e non caverai un ragno dal buco, dicendotelo proprio papale papale. Rimani positivo, molto importante, non ti buttare giù quando avrai fatto questo, perché quando farai questo, perché la positività è la cosa principale. Tu sei nella tua forza, sei nel tuo potere. Questo non è qualcosa che ti deve far credere di essere o ti deve rendere, come dire, egoista. Tu sei semplicemente nel tuo potere, è giusto che tu ti comporti così. Questa persona si comporta da egoista molte volte, eppure non mi sembra che faccia male. Sì, fa male, però comunque, ecco, non è sbagliato proteggere i propri spazi. Magari ti ritrovi anche ad ammirare questa persona in certi momenti, perché riesce a proteggere i suoi spazi in un modo in cui tu non riesci. E quindi attenzione a questo meccanismo. Anche tu hai il diritto di proteggere i tuoi spazi, anzi, a maggior ragione, fallo, perché questo ti può portare all'opportunità. È un paradosso quasi questa stesa, però è così. Ok? Io spero di esserti stata di aiuto. Noi ci vediamo domani alle 20 con un nuovo video, come tutti i giorni. Se ti va, fammi sapere anche che cosa sta succedendo sotto nei commenti. Dimmi come mai stai vivendo questa situazione, che cosa provi. Io se posso, sai che ti rispondo e ti aiuto sempre. Io ragazzi vi abbraccio e ci vediamo domani. Ciao ciao, buona serata.